Oggi siamo in casa Atena, una delle aziende più vitali del nostro territorio. Qui a Gruaro, nel proprio stabilimento produttivo, Atena progetta e produce da oltre 30 anni controsoffitti e rivestimenti per ogni tipologia di ambiente come scuole, aeroporti, centri commerciali, ospedali e prestigiose navi da crociera. In Atena trovano impiego circa 170 addetti, oltre ad un ampio indotto locale. Con un fatturato complessivo di 50 milioni di euro ed esportazioni in oltre 30 paesi, Atena è una realtà ben radicata nel territorio, che da sempre sostiene iniziative a carattere sociale a livello locale e nazionale, come l'associazione AIRET, che promuove e finanzia la ricerca genetica, clinica, riabilitativa, per curare le bambine affette dalla sindrome di Rett. In riferimento al mandamento di Portogruaro, questa sera, in occasione della tradizionale festa di Natale, Atena ha deciso di devolvere un contributo alla cooperativa sociale L'Arco, centro di ascolto per la violenza di genere Città Gentili, che dal 2011 accoglie e aiuta le vittime di violenza del mandamento di Portogruaro. Sentiamo quindi il dottor Mario Pizzolitto in rappresentanza del centro di ascolto. Grazie a tutti, un abbraccio affettuoso a tutti, anche perché molti di voi sono di famiglia per me. Certo che questo non è un ambulatorio dove io li ho incontrati lì, e quindi è molto meglio, insomma, vederli e condividere con voi questo momento. È davvero un grande piacere essere qui stasera in Atena. Ringrazio il presidente titolare, signor Mauro Barbuglio, tutti coloro che hanno deciso di sostenere con il loro prezioso contributo le attività del centro di ascolto Città Gentili, nonché la rete televisiva Media 24, canale 77 del digitale terrestre, per lo spazio che ci ha riservato. Oggi più che mai il tema della sicurezza e della lotta alla violenza in tutte le sue forme si è acceso sotto i riflettori dei drammatici eventi che hanno scosso l'intera nazione. La violenza si insinua, cresce piano, diventa normale fino a spegnere le vittime in attimi di ordinaria follia. Per questo è importante svolgere un'azione di prevenzione affinché chi subisce violenza sia in grado di riconoscerla e agire per proteggersi. Spesso chi subisce violenza ha paura, prova vergogna, si sente in colpa e anche quando riesce a chiedere aiuto non denuncia. E quel legame tra vittima e aggressione e aggressore fiorisce nella banalità del male. Il centro di ascolto Città Gentili opera nel mandamento di Portogruaro e offre accoglienza a donne sole o con figli che sono vittime di violenze psicologiche, fisiche, economiche, sessuali e di stalking. Il lavoro svolto nella sede mette la donna al centro affinché possa riconoscere i propri bisogni e decidere come cambiare la situazione che sta vivendo. Ogni persona è quindi sostenuta e accompagnata in un percorso personalizzato di uscita dalla violenza. Gli interventi prevedono sia la gestione dell'emergenza con immediato allontanamento della vittima dalla casa familiare e l'individuazione di una struttura di protezione, sia l'espletamento di una pluralità di servizi e attività di supporto come elencato di seguito. Ascolto con colloqui telefonici e incontri in presenza finalizzati alla ricostruzione della storia di violenza. Orientamento e accompagnamento agli altri servizi della rete territoriale. Supporto psicologico sia con percorsi individuali di rielaborazione del vissuto violento sia in modalità condivisa con il consultorio familiare di Portogruaro. Sostegno legale in collaborazione con la Camera Avvocati di Portogruaro, che fornisce una prima consulenza gratuita in ambito civile e penale. Promozione,
all'autonomia della donna anche in collaborazione con i servizi sociali del Comune del Mandamento, orientamento al lavoro, mediazione linguistica per le persone che parlano poco la nostra lingua. Tutte queste attività vengono svolte in un contesto di rete che permette di dare risposte più efficaci alle singole situazioni di violenza, oltre a sviluppare nel territorio attività di sensibilizzazione e divulgazione rivolte alla cittadinanza, per promuovere ovviamente un'educazione al rispetto e alla pari dignità. Ringrazio quindi nuovamente Atena per il sostegno concreto al centro di ascolto. Sono fermamente convinto che sia tempo di costruire una comunità più giusta e più sicura. È necessario continuare a lottare per la giustizia contro la violenza di genere, continuando ad ascoltare, a parlare, ad agire, ad essere una forza di cambiamento, perché il futuro è nelle nostre, vostre mani. Aggiungo a braccio due parole, perché come immaginate i discorsi si scrivono perché si possono dimenticare tante cose. Però volevo puntualizzare e arricchire quello che ho appena letto, dicendo che io e Mauro ci conosciamo da quasi 40 anni e voi avete partecipato con noi in questi eventi straordinari. Anche l'anno scorso avete devoluto a questa iniziativa, sempre per il centro ascolto, in un momento in cui magari i riflettori non ne parlavano, non facevano molte luci, ma noi eravamo già sensibilizzati a questo problema. Mauro in tutti questi quasi 40 anni mi è sempre stato di supporto, dovunque io andassi e qualunque iniziativa io avessi, che sia in Perù, che sia in Tanzania, che sia in Bosnia, per dirne alcune. Mi ha permesso di costruire assieme a voi un forno per il pane. Dico cose semplicissime, ma pensate, dopo un terremoto, quando la gente moriva di fame, cosa significa costruire un forno per il pane. Sono stato il primo in Bosnia a portare i vaccini anti-influenzali nelle case di riposo, Mauro era presente anche lì. In Tanzania abbiamo contribuito a costruire un ambulatorio in mezzo alla foresta per indigenti, non vi dico in quali condizioni vivono. È un amico che ho nel cuore, non mi ha mai abbandonato e nel silenzio, a parte queste occasioni, è sempre stato presente con la sua grande generosità. Volevo dare questa testimonianza, vi abbraccio affettuosamente, buon Natale a tutti.